Con la pandemia, ci dice Mauro Magatti, il mondo è cambiato e siamo dentro un nuovo livello di sfide per il futuro. I cardini del cambiamento sono sostenibilità e digitalizzazione. La sostenibilità è divenuta precondizione del profitto stesso. La digitalizzazione ridefinisce i nostri tempi, la mobilità, il rapporto tra l'abitare e il lavoro. Sostenibilità e digitalizzazione, però, possono portarci in un mondo ipercentralizzato, proceduralizzato, ipersorvegliante, oppure, al contrario, basato sulla varietà, la rete, i radicamenti locali e i protagonismi sociali. Tutto ciò pone al centro la città, il modo con cui penseremo i nostri quartieri, le nostre case, gli spazi del lavoro, ma anche il rapporto con i dati e le informazioni e le interazioni personali e sociali. Ecco, ti chiedo Mauro, secondo te quali possono essere le mappe cognitive e forse anche emozionali, emotive, che possano restituirci un po' la consapevolezza dell'identità delle comunità e possano in qualche misura anche indirizzarci, no, con coerenza a capire meglio la possibilità di condividere degli intenti in questo rapporto di relazioni, sia nelle iniziative che avviamo, sia nell'organizzazione sociale con cui possiamo in qualche modo concorrere a questo obiettivo. Sì, noi siamo partiti dall'idea da questa immagine di Ernesto De Martino della catastrofe vitale, per dire che siamo dentro un tempo fortemente ambivalente. Il futuro, meglio l'avvenire, come tu hai detto, è ampiamente incerto. Possiamo prendere strade molto differenti. Quello che noi affermiamo con forza è che la cosa peggiore però che possiamo fare è appunto non utilizzare questi mesi per modificare le nostre mappe cognitive, se vogliamo usare una tua espressione. E lui parlava di odologia. Odologia viene dal greco odos, che vuol dire strada, quindi lui suggeriva, e noi l'abbiamo seguito, che in questi momenti, in queste fasi cataclismatiche, è importante ragionare su dei percorsi, ragionare su delle vie, quindi su delle nuove mappe, no? Che ci porteranno da qualche altra parte, che nessuno sa con precisione quale sarà. John Robinson, che è una delle più importanti allieve di Keynes, insegnava, no, che i visioni dei percorsi di sviluppo spesso sono associati a shock esterni. Questo è un grande shock esterno, che poi non è tanto esterno perché riguarda il modello di sviluppo, insomma. Quindi questa è la nostra posizione. Nulla di automatico, nessun automatismo, ma l'unico modo di scampare alle conseguenze peggiori della pandemia è riflettere sui possibili. Noi di questo siamo convintissimi. Allora, passo in avanti. È successo, no? Che tra l'altro per quanto riguarda l'Italia, diciamo, è veramente il punto di riferimento da cui dobbiamo necessariamente partire, che è quei passaggi che sono stati fatti la scorsa primavera in Europa, che ha portato a Next Generation EU, evidentemente. Diciamo, non è che capita tutti i giorni per un paese come l'Italia di avere a disposizione 210 miliardi, naturalmente in parte da restituire, diciamo, per fare un'azione potente di investimento sul futuro. Ecco, quindi tantissime cose passeranno da lì e in quell'intorno. Allora, se lì si vede bene, diciamo, la nuova mappa, perché quel piano è basato su due più uno, che a mio modo di vedere è un po' messo lì quasi a coprire qualche suo di colpa, e due driver sono sostenibili e digitalizzazione, l'abbiamo saputo tutti, sappiamo tutti, no? A cui si aggiunge con un po' più timidezza inclusione. Sostenibilità e digitalizzazione indicano certamente, diciamo, sono due cardini del nostro futuro. Sostenibilità è il capitale.
capitalismo stesso, i gas economici, che non è che sono diventati buoni, come insegna uno dei miei maestri, Luc Boltanski, il capitalismo si trasforma inglobando le sue critiche. E quindi, come inglobò negli anni 80 e 90 la critica che veniva da 68, uno di sicuramente la spinta soggettivistica, che poi è diventato, diciamo, il cardine del nuovo modello di sviluppo consumeristico, così oggi il capitalismo si è reso conto che senza fare il discorso là non si vada più, non c'è più profitto nemmeno, no, diciamo, no? E la digitalizzazione che va pensata come un processo paragonabile a quello che noi nei libri di scuola abbiamo studiato come industrializzazione, perché e l'abbiamo visto nell'emergenza, tenderà a ridefinire il rapporto tra l'abitare e lavorare, tenderà a ridefinire i nostri tempi, tenderà a ridefinire la nostra mobilità, e quindi è un processo potente. Ecco, sostenibilità e digitalizzazione però sono cariche di una profonda ambiguità, cioè non basta dal mio punto di vista dire sostenibilità e digitalizzazione, perché possono portarci in un mondo totalmente distopico, per farla breve, in quello che è stato chiamato il capitalismo della sorveglianza, cioè un mondo ipercentralizzato, iperproceduralizzato, ipersorvegliante, oppure possono aprire una strada piuttosto diversa, centrata sulla varietà, la rete, i radicamenti locali, i protagonismi sociali. E questa però è una scelta di fondo. Cioè, dobbiamo prima di tutto riconoscere questa ambivalenza e scegliere a quale odologia avere in testa. Dentro questo tema io penso che la questione della città e dell'abitare siano due capitoli veramente centrali. Lei ci ha già in parte dato alcune indicazioni su quelle che possono essere le mappe cognitive della contemporaneità. A me viene in mente che la mappa in sé è forse uno strumento che è necessariamente incompleto, incompiuto, e che apre a un futuro, cioè contiene in sé una sorta di scoperta. Penso alla mappa che Colombo aveva in mente quando è andato verso ovest e invece di trovare l'India ha trovato l'America. Cioè la mappa si scrive in qualche modo mentre si esplora. Quindi le chiederei ancora qualcosa su questo, cioè da un punto di vista del metodo, del perenne incompiuto, andiamo verso stati che mi pare lei chiami metastabili, e quindi c'è un suggerimento importante per quello che riguarda il nostro mestiere. È molto bella questa sua immagine della mappa come esplorazione, che appunto traduce quell'idea di avvenire che noi richiamiamo nel libro, contrapponendolo un po' al concetto del divenire, dove il divenire è una pura concatenazione di effetti prodotte da cause, avvenire ha invece questo elemento della relazionalità, no? L'avvenire è un cammino che si fa insieme agli altri, incontrando delle situazioni che vengono a determinare e con il gioco complesso degli effetti non previsti dell'azione sociale. E quindi è sempre una costruzione, ma una costruzione che è in sé relazionale, no? E quindi è sensato, è, diciamo, perfettamente ragionevole esercitare, diciamo, anche uno sforzo, uso un termine importante, di pianificazione, ma in realtà poi è molto importante riuscire a giocare la complessità dei nostri sistemi, no? E quindi al tempo stesso essere capaci di dare risposte plurali e anche diversificate. Pensate alla questione logica, basta che non sia un'etichetta, no? Il problema è che la transizione ecologica è una questione di complessità, ma il nostro disastro ecologico nasce dall'essere incapaci di gestire una visione della complessità. Bene, sì, questo appunto ha a che fare anche con quest'altra idea
è stata richiamata che mi piace riprendere, l'idea di metastabilità, che è un'idea di Gilbert Simondon, è l'idea che non solo si sta, che gli equilibri, diciamo, una situazione di equilibrio è una situazione che in realtà va vista nei potenziali che ogni equilibrio ancora nasconde. E dentro quei potenziali si nasconde uno spazio di trasformazione, di avvenire, diciamo, che abbiamo sempre, diciamo, siamo sempre invitati a esplorare. Quali sono questi elementi trasduttivi, sempre per usare un'espressione di Simondon, di potenzialità nascosta che la pandemia ci mostra, ma ce ne mostra tantissimi. Ne cito solo due, solo perché mi sembrano tra quelli più vicini ai temi vostri. Uno è una cosa che è autoevidente, ma che nella una cultura contemporanea è un grande rimosso, no? Cioè la pandemia ci dice che noi siamo costitutivamente relazione, cioè noi siamo in relazione come dato di fatto, e questo ce l'ha fatto vedere attraverso appunto la contagiosità del virus. Ci siamo accorti che siamo collegati gli uni gli altri banalmente attraverso il respiro, abbiamo visto che chiuderci in casa è la nostra morte, per cui non esistono confini separativi, e quindi i confini, i limiti, le forme sono sensate quando sono porose e non quando sono invece impediscono la relazione. Oggi noi riscopriamo, credo, che sanando di vista che probabilmente dobbiamo giocare in maniera diversa il rapporto tra i luoghi e l'extraluogo, e ci sono delle opportunità nuove, no? Accennavo prima al tema industrializzazione e digitalizzazione, lo smart working non è quello che abbiamo visto in questi mesi, ma certamente creare delle nuovi modelli di abitazione, di lavoro, dove sia possibile ritessere queste due attività fondamentali della nostra vita, limitando una mobilità delirante, ma ricostituendo contesti di vita e di relazione, beh, è una grande sfida, eh? È una grande sfida che io penso a profondi cambiamenti delle nostre città, e lì ci vuole tutta un'intelligenza appunto trasduttiva. Trasduzione non è innovazione, perché di fatto l'innovazione l'abbiamo ridotta sostanzialmente innovazione tecnologica, e quando noi diciamo ci vuole innovazione immaginiamo che ci vuole più tecnologia, più efficienza, va bene, diciamo, no? Trasduzione è un termine che viene dalla biologia, che è tipico delle forme della vita, e specificatamente della vita umana, ma di tutte le forme di vita, dare risposte trasduttive, cioè risolvere tensioni irrisolte per far emergere i potenziali nascosti in una dovuta situazione, in una data situazione, no? E noi appunto abbiamo bisogno di risposte trasduttive nel ricostituire il rapporto tra l'abitare e il lavoro. Io penso che questo sarà un grande tema, così come, e concludo con questa seconda immagine, quella relazionalità che prima richiamato, beh, ci fa capire che forse possiamo e dobbiamo recuperare delle forme della vita sociale dove l'elemento relazione è un po' più riconosciuto e un po' più incardinato. Ecco. Sul lato del, diciamo, dell'abitare, io penso che, diciamo, la stagione dell'appartamento, proprio come il tirarsi fuori, il costruire il proprio spazio privato, oggi sia troppo piccolo, e che ci sia un'esigenza di modulare diversamente, diciamo, la propria sfera privata, evidentemente, con spazi di socialità, oltre che con la modularità della vita. Da una parte di avere spazi di relazione, dall'altra parte la possibilità di
assecondare percorsi di vita che sono più articolati, più mobili. In realtà ci accorgiamo, e sempre più ci accorgiamo, che anche la trasformazione introdotta dalla tecnologia in qualche misura ti apre delle prospettive di raccolta di informazioni che naturalmente sono ancora più potenti, ma nello stesso tempo avverti, come dire, fortemente che si tratta anche di produzioni ipertrofiche del dato, e che diventano, se non inutili, quantomeno inadeguate. Ma intanto credo, e da dove partiamo nel libro, parliamo di un fallimento cognitivo che credo che sarebbe già significativo che noi riconoscessimo, no? Nel senso che noi parliamo di un terzo shock globale in 19 anni, l'11 settembre 2008-2020, tutte e tre rimossi. Qui si entra nel grande tema di quel libro pazzesco, perché è scritto nel 1986, prima edizione, cioè un libro veramente incredibile, di Ulrich Beck, La società del rischio, che rimane a tutti a capire qualcosa di questo mondo, e che lui ci spiegava appunto già allora che la nostra è una società a grande capacità di espansione, profondamente entropica, e quindi genera tutta una serie di rischi che, essendo rischi e non pericoli, cioè essendo assoggettati al tema della conoscenza, si entra in un tourbillon di mutazioni, no? Ma lo vediamo in questi mesi, non si capisce più nulla a proposito dei dati sulla pandemia. È impressionante, no? Perché abbiamo una quantità di informazioni gigantesca, che certamente ci aiuta, ma nello stesso tempo continuamente ci rincasiniamo con gli stessi dati, che diventano loro stessi fonte di problema. Quindi la prima considerazione che mi verrebbe da fare è che non illudiamoci che il dato salverà le nostre vite, non salverà per niente, nel senso che diciamo, saremo casinari all'ennesima potenza. Questa è una prima cosa importante. Ecco, il dato è prezioso, ma scordiamo che risolva l'ambivalenza e tutte le difficoltà, le tensioni e le contraddizioni della vita sociale. Ne abbiamo, se si potrebbe dire provocatoriamente, ne abbiamo certezza di questo. Faccio un esempio concreto per spiegare forse il punto, no? Siamo società potenti, ma società potente va di pari passo con uomini e donne fragili. Cioè la fragilizzazione è associata alla potenza, non è il contrario. Cioè noi possiamo vivere più a lungo con patologie di varia natura, ma poi siamo in grado bene o male di sostenere fragilità di tipo psichico, relazionale, educativo, no? In maniera infinitamente maggiore di altre società. E però questo vuol dire che noi abbiamo bisogno, cioè noi non possiamo immaginare di risolvere il tema della fragilità umana, che poi appunto c'è la fragilità sanitaria, ripeto, quella psichica, quella relazionale, quella educativa, quella semplicemente aumentando la potenza. Dobbiamo restituire, diciamo, spazi e forme, tempi e modi alla cura. Grande tema, le questioni della sanità. Abbiamo capito che possiamo avere tutti gli ospedali più efficienti del mondo, diciamo così, ma la sanità non è solo ospedale, è anche territorio, anche conoscenze, anche accompagnamento, diciamo così, no? O altro grande tema, la questione dell'invecchiamento della popolazione, dell'RSA. Non reggeremo, diciamo così, no? Semplicemente RSA sempre più grandi, che poi sono, sappiamo, spesso e volentieri dei posti inabitabili. Ma lì dobbiamo articolare diversamente il tema dell'invecchiamento con le forme da evitare, col tema della cura, no? Ecco, allora, il rischio è che
la datificazione, diciamo, nasconda intere parti, interi ambiti, intere prospettive della nostra vita sociale. Noi non avevamo capito di essere società così fragili. Cosa voglio dire per tornare alla tua domanda? Che, primo, allora, la datificazione ormai è un di realtà. Può essere utile, non risolve l'ambiguità della scelta, bisogna stare attenti perché tende a lasciare fuori gli aspetti di realtà che non interessano, no? Da questo punto di vista, diciamo, del vivere in una società del dato è una questione tutta da comprendere e da esplorare meglio. Rimane il fatto che nella società che abbiamo costruito abbiamo tanti dati, ma tendiamo a rimuovere la realtà. Sì, questo, sì. La realtà della vita delle comunità, delle famiglie, rischia di uscire paradossalmente dal radar della nostra percezione. C'era una frase di De Martino che diceva: si esiste, adesso cito così molto vagamente, si esiste nella misura in cui in un momento critico disponiamo di una memoria retrospettiva e di una prospettiva, di una visione prospettica di quello che dobbiamo e possiamo fare per creare valore nuovo. Questo mi sembra che sia un tema che a lei sta particolarmente a cuore. Beh, sì, questo è un po' il mio tema di fondo. L'economia è una costruzione storico-sociale e prende le forme appunto in relazione alla tecnologia, certamente alla finanza, ma anche agli orientamenti culturali e politici. E per, dicevo, io penso che noi siamo questo terzo shock globale, dal mio punto di vista, ci spingerà fuori, io sono convinto definitivamente, dal modello che canta sulle ceneri del modello del secondo dopoguerra, modello che, come ho accennato prima, si è fondato su un'appropriazione, diciamo, dell'istanza soggettivistica che è venuta fuori negli anni 60-70 e che ha prodotto questa società. Questo per me è un concetto importante, cioè noi siamo vissuti in una stagione storica in cui abbiamo slegato l'economia dalla società, letteralmente l'abbiamo slegata, no? Cioè abbiamo detto: crescendo l'economia gli individui avranno più possibilità di vita e in questo modo ne avrà un beneficio anche il mondo sociale. Questa è stata una grande idea che ha fatto fare un salto al mondo, naturalmente è un'idea palesemente anche inadeguata, e questo modello appunto produce quell'enorme entropia che diventa appunto, poi si traduce in shock, per cui siamo al terzo shock globale, forse saremo riusciti a mettere una pezza alla pandemia. Se fossimo ragionevoli dovremmo domandarci qual è il prossimo shock che ci colpirà e quale entità avrà. Ma il capitalismo adesso se ne sta rendendo conto, il tema della sostenibilità, no? Noi andiamo in una stagione in cui invece la logica tenderà a essere quella di rimettere insieme l'economico con il sociale. Cioè io penso che non c'è già più crescita economica che prescinda dallo sviluppo del sociale, che significa formazione, che significa qualità della nostra vita sociale, qualità ambientale. Questo però ha anche un'idea, per dirla con Bernard Stiegler, un caro amico che è morto l'estate scorsa, purtroppo, una gravissima perdita, un'idea di libertà contributiva, cioè non semplicemente una libertà consumeristica. Io vivo in un mondo di opportunità crescenti e ho diritto a averne una quota, diciamo così, nel mio essere libero contribuisco a una generazione di
valore che non è solo economico, ma anche sociale, culturale, relazionale, e la mia libertà si esprime in primo grado, diciamo, in questa modalità contributiva. Ma questo naturalmente non è solo un fatto privato, è un fatto di visione politica, sociale, è un fatto di vedere la città non solo come un aggregato, ma una comunità articolata e diversificata di forme di vita, no? E pensare i luoghi come luoghi dove questa capacità contributiva in qualche modo sia riconosciuta e possa esprimersi, insomma. È quella che tu chiami la generatività sociale, quindi un programma, un progetto che agisca, possa agire anche in modo socialmente orientato, direi, no? In questo caso. La dico così, la generatività sociale oggi, che siamo tutti troppo figli di un residuo marxistico, nel senso che diciamo, la riproduzione sociale era qualcosa di marginale e rilevante. In realtà, più la società avanza, diventa avanzata, diciamo, post-industriale, la delle persone, quindi non solo dal punto di vista demografico, che è già un tema, ma la loro capacità, diciamo, di essere parte attive nei processi della vita sociale, economica, politica, culturale, è il tema, diciamo, che il tema della generazione dell'essere umano, che è un processo sociale naturalmente, è quello che ci deve interessare al fondo, diciamo. Poi c'è la produzione e il consumo, va bene, la vita sociale passa attraverso quegli ambiti lì, ma ecco, dobbiamo svincolarci da quell'eredità marxista. Cioè la riproduzione sociale in realtà è il cuore. Allora, ed è il cuore che sta dentro anche in realtà le sfere della produzione e del consumo, che invece sono state pensate a conseguenza di quell'idea come, tra virgolette, per paradosso alienate da questo elemento, no? Questo ha a che fare col modo in cui penseremo i nostri quartieri, le nostre case, come il rapporto appunto rispetto ai dati e alle informazioni, tutti i temi di cui abbiamo parlato in questo incontro anche. Io credo che ci troviamo davanti nuovamente a una scelta di civiltà. Nel libro noi citiamo, che trovo sia un pinissimo, bellissimo, del 1942, quindi stiamo parlando di diversi decenni fa, di Joseph Schumpeter, che è un grande economista liberale, il quale diceva in questo libro Capitalismo, Socialismo e Democrazia, diceva: cari amici, lui è un economista liberale, no? Guardate che è dentro il capitalismo, è dentro il mercato, la tendenza alla centralizzazione e a ridurre la dimensione della libertà. E lui è stato il teorico appunto dell'imprenditore Schumpeter, no? Cui lui, guardando da una parte il modello sovietico, dall'altra parte la grande corporation, diceva: allora state attenti perché la partita sarà dura. Noi con l'89 ci siamo fatti il film che avevamo vinto, economie liberali, il mercato, la democrazia. Ecco, 30 anni dopo io penso che la sfida del Novecento dovrà essere rigiocata estremamente più alto, perché pensate là ai poveretti russi sovietici, no? Erano là coi taccuini, due informazioni, cioè hanno cercato di fare un'economia pianificata, poveretti, senza strumenti, no? Con la digitalizzazione, ragazzi, da una parte la Cina, dall'altra corporation, cioè qui la questione si fa seria, eh? E allora o noi scommettiamo sull'elemento della libertà, nel mio linguaggio sulla generatività, cioè, o rischiamo di, dietro l'etichetta sostenibilità e digitalizzazione, di aprire la strada a un mondo distopico, e che riguarda proprio le scelte e gli orientamenti politici, ma anche dei mondi professionali, cioè delle imprese, appunto degli urbanisti, della scuola, cioè come noi. Se ancora crediamo che la libertà personale abbia un senso e abbia qualche cosa da dare in un mondo così complesso.
oppure è semplicemente del tutto inadeguato e dall'altra parte del tutto inaffidabile. Che guardate, è stato il tema di questi mesi, ecco, le mascherine sì, mascherine no, il comportamento sociale, il distanziamento sociale, cioè abbiamo visto che qui in Occidente è un caos. A essere tutti coinvolti in una vicenda che ci riguarda tutti e quindi ad adottare comportamenti responsabili, non è che non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto tante cose, però cioè, con una difficoltà anche gigantesca, no? Beh, poi naturalmente è sempre la sfida di tutte le generazioni, no? Io faccio il sociologo, una delle poche cose che la sociologia è riuscita a dire, come sapete è una disciplina che è molto caotica e per questo dal mio punto di vista molto divertente, è che esiste sempre un ordine sociale comunque sia. L'ordine sociale, cioè c'è sempre una gara, no? tra l'organizzazione sociale che vuole sempre mettere le mani sulla persona, sull'individuo, sul singolo, no? E questa relazione, che è una relazione metastabile, ogni volta deve essere rigiocata. E noi ci avviciniamo, siamo già dentro un nuovo livello della sfida. Grazie ancora a te. Grazie a lei, professore, grazie.